Cari amici, eccoci di nuovo qui in questo nuovo studio biblico che appunto è caratterizzato da un fattore molto particolare, che si tratta di sciogliere ciò che apparentemente non è sciolto, che è legato in qualche maniera da un velo appunto di ombra, che lascia, diciamo, intravedere o addirittura vedere il significato in maniera sbagliata, mentre invece in altri casi non lascia assolutamente intravedere nulla. Ebbene, appunto, sciogliendo ciò che è legato, ci troviamo nella nostra seconda puntata di questi studi biblici che appunto sono caratterizzati dal fatto anche che non saranno troppo lunghi, ma saranno brevi. Bene, il passo che in questa occasione andremo a trattare è un passo molto, molto conosciuto e molto famoso, che ha destato perplessità in più di qualcuno. Bene, vogliamo aprire per chi desidera. Anzi, invito tutti quanti a prendere le proprie Bibbie nelle proprie case e di aprire la parola di Dio nel Nuovo Testamento, nell'Epistola Paolina, Epistola ai Galati, e leggeremo dal capitolo 2 in poi. Quindi, dal capitolo 2, verso 1, leggiamo quanto segue. Qui è Paolo che scrive, appunto, alla Galazia, alle chiese della Galazia. Poi, passati 14 anni, salì di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, prendendo anche Tito con me, e vi salì di seguito a una rivelazione, ed esposi loro l'Evangelo che io predico fra i gentili, ma lo esposi privatamente più ragguardevoli, onde io non corressi o non avessi corso invano. Bene, fino a qui questa lettura, e vogliamo subito entrare nel vivo del tema, appunto ripetendo l'ultima frase dell'Apostolo Paolo: onde io non corressi o non avessi corso invano. E a volte si sente dire, erroneamente, devo dire e sottolineare, oh, vedi, l'Apostolo Paolo dovette andare a Gerusalemme perché era balenata in lui l'idea che forse avrebbe corso invano tutti quegli anni nell'annunciare l'Evangelo di Gesù Cristo, che magari destava qualche perplessità su uno o su più punti, e allora dovette andare dai santi apostoli, quelli che erano stati apostoli prima di lui, come Paolo stesso affermerà in un'altra occasione. Dovette andare a Gerusalemme, appunto, perché lui doveva sistemare un pochino qualche veduta, una o più vedute, su quello che lui annunciava e asseriva, durante, appunto, i suoi, lunghi e corti viaggi missionari. Bene, fratelli miei, se vogliamo pensare che questo sia vero, quindi che l'Apostolo Paolo non era certo che quello che lui annunciava era saldo su tutti i punti, bene, credo che ci sono delle lacune molto profonde nei confronti della parola di Dio che vanno un attimino riviste. E questo lo facciamo perché vogliamo far sì che questo Evangelo risplenda in tutta la sua luce e rimanga saldo, essendo, come dirà poi qualcuno che ha scritto l'Epistola agli Ebrei, capitolo, lo vogliamo proprio prendere, lo sto cercando, Ebrei capitolo 6, proprio i primi versi. Non si sa chi abbia scritto questa Epistola agli Ebrei. Molti l'attribuiscono addirittura a Paolo, altri a Apollo, altri a Barnaba, qualcuno a Luca. Comunque la maggior parte
attribuisce l'epistola agli ebrei a Paolo. Comunque non ha importanza, è parola di Dio. È scritto negli Ebrei, capitolo 6, verso 1, perciò lasciando l'insegnamento alimentare intorno a Cristo, tendiamo a quello perfetto. Ora, qui parla di un insegnamento perfetto della parola di Cristo. Benedetto è il nome del Signore. Per questo noi stiamo facendo anche questi piccoli studi biblici, ma non vogliamo più dilungarci qua e là e vogliamo andare al sodo. Dove fondiamo noi la certezza e l'autorità del fatto che l'Apostolo Paolo, ovvero nell'Apostolo Paolo, non vi si trovasse ombra di dubbio su nessun punto da lui predicato, da lui annunciato? Bene, vogliamo continuare a leggere le Sacre Scritture, ma questa volta ci sposteremo di libro e quindi passeremo dalla Epistola dei Galati a quella successiva, che è sempre un'epistola paolina, quindi è Paolo stesso che parla, e vogliamo leggere con l'aiuto del Signore nel capitolo 3 e vogliamo cominciare a leggere dal verso numero 2. Bene, è scritto nel verso numero 2, poiché senza dubbio avete udito il quale la grazia di Dio m'abbia fatto dispensatore per voi. Benedetto è il nome del Signore. E qui leggiamo che la grazia di Dio aveva fatto sì che Paolo fosse un dispensatore. E allora ci viene subito la domanda spontanea: ma se è stato Dio a farlo dispensatore, come mai Dio avrebbe fatto sì che un suo dispensatore non avesse tutti i concetti ben chiari su ciò che appunto andava dispensato? Continuiamo a leggere sempre in questo capitolo, ma questa volta passeremo a quello dopo il 3. Il verso 4, sempre del capitolo 3, dice: le quali, leggendo, potete capire la intelligenza che io ho del mistero di Cristo. Oh, che ardua affermazione! Eppure sappiamo che l'Apostolo Paolo era molto umile. Paolo parla che aveva una intelligenza del mistero di Cristo che andava oltre l'intelligenza di questo mondo, e come abbiamo letto appunto nel verso 2, questa era stata la grazia di Dio, non è un qualcosa che Paolo avesse meritato, anzi addirittura lui perseguitava la Chiesa di Cristo e quindi era degno di essere annoverato tra gli ultimi degli apostoli, ma la grazia di Dio lo aveva reso tale. E poi aggiungerà: sì, ma la grazia di Dio, gloria a Dio, non è stata vana in me, così come ancora non deve essere vana in nessuno di coloro che la hanno ricevuta. E quindi notiamo come l'Apostolo Paolo aveva una intelligenza che non veniva dalla terra, ma veniva dal cielo. E come può una intelligenza del genere far sì che un uomo qualsiasi, abbia dei dubbi su uno o su più punti sul fondamento della parola di Dio, dell'Evangelo? Stiamo parlando del fondamento, fratelli miei. Ora, al verso 5, sempre nel medesimo capitolo, è scritto: il quale mistero nelle altre età non fu dato a conoscere ai figliuoli negli uomini nel mondo, che ora per mezzo dello Spirito Santo è stato rivelato ai santi apostoli. Vedete qui, e profeti di lui, vedete qui quello che sta asserendo l'Apostolo Paolo, che nelle età passate, quindi nell'Antico Testamento, queste cose erano celate, queste cose erano nascoste, non erano state rivelate, ma al tempo presente, appunto al tempo degli apostoli, Questa rivelazione è stata data per mezzo dello Spirito Santo a questi santi apostoli. E come poteva essere, diciamo, l'Apostolo Paolo
in dubbio su tale rivelazione. Ciò significherebbe che lo Spirito Santo non avesse rivelato appieno o perfettamente appunto tale rivelazione. Sarebbe come dire che lo Spirito Santo non avesse fatto un buon lavoro, perché questa intelligenza appunto che menziona l'Apostolo Paolo al verso 4 è una grazia donata dallo Spirito Santo, e lo Spirito Santo quando dona intelligenza non lo fa come dire te ne do, sì, ti do l'intelligenza, ma poi, sai, avrai dei dubbi su quello che annuncerai, no, fratelli miei? La verità, fratelli miei, è luce, perché Cristo stesso è luce e non può essere velata da ombra di dubbio. È scritto in Giovanni, capitolo 7, verso 17, che chi vuol fare la volontà di Cristo conoscerà se questa volontà viene o non viene dal Padre. Benedetto il nome del Signore. Al verso 7 continuiamo a leggere, esamineremo molto questo capitolo. Al verso 7 è scritto: del quale io sono stato fatto ministro in virtù del dono della grazia di Dio, largitami secondo la virtù della sua potenza. Quindi vediamo che Paolo viene fatto ministro da questa potenza dello Spirito Santo, e è stato fatto ministro con potenza. Tradotto vuol dire questo. Ora la potenza dello Spirito Santo che rende un uomo il suo ministro di Cristo, non lo può far un ministro incompleto, un ministro dubbioso. Sai, io ti dico questo, ma sai, forse le cose non stanno proprio così. Aspetta, fratello, che adesso faccio un viaggetto a Gerusalemme, un attimino, che vedo un po' come stanno le cose. Dopo 14 anni, poi, tra l'altro, questo accade. Mi sembra, mi sembra un po', scusate il termine, un po' buffo da parte di quelli che pensano queste cose. Benedetto è il nome del Signore, tanto più che l'Apostolo Paolo, quando si convertì sulla via di Damasco, non andò neanche a Gerusalemme, se no vi salì dopo 3 anni e mezzo. Benedetto è il nome del Signore, e in quei 3 anni e mezzo fu ammaestrato direttamente da Dio. Appunto, gli fu rivelato quello che c'era di nascosto e di celato nelle sacre scritture dell'Antico Testamento, no? Come abbiamo letto prima, il mistero, al verso 5, nelle altre età non fu dato conoscere ai figlioli degli uomini, perché era velato, era celato, ma in mezzo a quelle righe delle sacre scritture, degli scritti di Mosè, come il Pentateuco, dei profeti come Isaia, come Geremia, come Zaccaria o come Daniele, quanto c'era nel Vangelo, quanto c'è ancora del Vangelo, quanto c'è di Cristo, ma era celato. Ma lo Spirito Santo ha lavorato su di lui e gli ha rivelato appunto questo mistero. E non solamente con una sapienza divina, ma sappiamo anche che l'Apostolo Paolo ha avuto delle apparizioni, sappiamo che l'Apostolo Paolo ha visto Cristo, soprattutto l'Apostolo Paolo è nato di nuovo, e dopo essere nato di nuovo è stato battezzato nello Spirito Santo. Sappiamo che l'Apostolo Paolo è stato rapito niente meno che fino al terzo cielo. Voglio dire, come poteva un uomo del genere essere in dubbio su uno o su due punti di quello che lui asseriva, di quello che lui annunciava, che tra l'altro, lasciatemelo dire, portava molto frutto, perché migliaia di credenti venivano, di uomini venivano appunto alla salvezza credendo nel Figlio di Dio. Ha aperto, fondato tantissime chiese, e l'Iddio del cielo e della terra era con lui. E se Dio è con te, chi sarà contro di te? Come può un Dio del genere tenerti
all'oscuro. Non è forse scritto da qualche parte il segreto dell'Eterno e per coloro che lo temono? Così lo abbiamo scritto nel libro dei Salmi. Benedetto è il nome del Signore. Ma vogliamo continuare a leggere, perché veramente c'è molto da dire. A me dico che sono, già l'abbiamo detto, a me dico che sono da meno del minimo di tutti i santi, è stata data questa grazia di recare ai gentili il buon annunzio delle non investigabili ricchezze di Cristo. È stata data questa grazia di recare ai gentili, ai coloro che non erano ebrei. Lui annunziava le non investigabili, appunto perché non sono investigabili, nel senso che vengono rivelate. La scrittura, il Cristo, la fede è qualche cosa che chiunque può avere, ma ciò è il dono di Dio. Come scritto sempre in questa epistola degli Efesi, però al capitolo 2 dal verso 8 in poi, è il dono di Dio, è per grazia che queste cose vengono rivelate. Non sono investigabili nel senso che con un po' di sapienza umana, un po' di intelligenza umana, come abbiamo letto prima che Paolo aveva nel verso 4, l'intelligenza, ma non l'intelligenza umana, perché tanto è vero che non è l'intelligenza umana, che l'apostolo Paolo era molto intelligente e preparato nei sacri scritti dell'antichità, quindi dell'Antico Testamento, no? Eppur perseguitava la Chiesa, ecco perché qui si fa chiamare l'ultimo dei santi. Ma quando egli vede il Cristo che gli appare sulla via di Damasco e gli fa addirittura perdere la vista, allora riceve quella intelligenza che non è l'intelligenza di questo mondo, ma è l'intelligenza che viene da Cristo e che fa sì che le non investigabili ricchezze di Cristo vengano manifestate, donate, rivelate, ma per grazia. Lui dice sempre questa parola: è stata data questa grazia, per grazia ciò avviene, e di manifestare a tutti, guardate che potenza nel verso 9, e di manifestare a tutti qual sia il piano seguito da Dio. Vedete, lui non aveva ombra di dubbio. Come poteva manifestare qualche cosa nel quale era in dubbio o addirittura non conoscesse? No, fratelli miei, amici miei, è impossibile che una cosa del genere si manifesti, specialmente in coloro che hanno gettato le fondamenta dell'Evangelo, quali appunto gli Apostoli, come è scritto sempre in Efesi, ma al capitolo 2, dal verso 20 in poi. Benedetto è il nome del Signore. Gloria a Dio. Ora, al verso 10 dice: affinché nel tempo presente, guardate, cioè, ascoltate, perdono, affinché nel tempo presente ai principati e alle potestà, dove, quali, chi, nei luoghi celesti, sia data a conoscere per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio. Oh, incredibile il piano di Dio! Praticamente ciò che l'apostolo Paolo, elargiva, la sapienza che elargiva a coloro che credevano, la dottrina che annunciava, doveva essere per forza di cose perfetta e senza dubbi, perché addirittura tramite questa dottrina che veniva insegnata alla Chiesa e che la Chiesa vivesse appunto per questa, in questa dottrina, il Signore stabilisce che ai principati e alle potestà nei luoghi celesti sia data a conoscere per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio. Quale ombra di dubbio vi può essere in tutto ciò? Non che noi stiamo asserendo, ma che la Scrittura stessa asserisce. Perché, come già è stato detto più volte, io sono uno in più che lo dice, il miglior commentario biblico al mondo non è altro che la Bibbia stessa. Un passo oscuro viene messo alla luce da chi? Dalla Bibbia stessa. E vi invito tutti quanti a non vedere la Bibbia come un libro o come 66 libri canonici. No, la Bibbia non è un libro, è molto di più.
la Bibbia è una parola. È qualcuno che ha detto questa parola e per farcela pervenire, e grazie a Dio che ha fatto così, l'ha messa nero su bianco. E questo qualcuno è Cristo. Non è un libro, ma è Cristo stesso che parla. E meno male, fratelli miei, che ci parla attraverso la Bibbia, perché se ci dovesse parlare di persona, vi ricordate Daniele quando il profeta Daniele, quando vide il Cristo, che lo vedrà come Giovanni appunto nell'Apocalisse, non poté stare in piedi davanti alla presenza di Dio e si sentì morire. Si può morire se si vede Dio, quindi meno male che il Signore ci parla oggi che abbiamo questo corpo di carne attraverso appunto una lettera scritta. Infatti il profeta Daniele cadette in ginocchio, e apro una piccola parentesi, cadette in ginocchio, non cadette indietro. Come purtroppo e tristemente molti usano questi surrogati, buttando le persone per terra, addirittura ho sentito di persone che perdono coscienza, ma permettetevi, lì non c'è Dio, lì non c'è lo Spirito Santo non fa perdere coscienza a nessuno, lo Spirito Santo non butta per terra nessuno all'indietro, a meno che non sia qualcuno che è indemoniato, come coloro che volevano crocifiggere il Cristo e che a un certo punto lui gli dice io sono, e costoro che lo stavano andando a uccidere, quindi erano tutti indemoniati, perché uno che va a uccidere un santo, un innocente, non è un uomo di Dio ma è un indemoniato, tanto più qualcuno che va a uccidere il figlio di Dio, io penso che a capo di tutti quanti c'era proprio Satana in persona, cadette indietro. Allora in quel caso certamente non solo si cade indietro ma si fanno anche dei ruzzoloni, ma qualora quel qualcuno che cade indietro perché è indemoniato viene liberato, permettetemi, dopo che diventerà un figliuolo di Dio non cadrà mai più indietro, tant'è che gli apostoli, i 120, quando furono ripieni di Spirito Santo e furono ripieni in una maniera, addirittura gli apostoli, i primi apostoli furono ripieni in una maniera particolare, perché dovettero gettare le fondamenta dell'Evangelo, vediamo che erano seduti quando si trovavano nell'arco solaio, ma quando lo Spirito Santo discese si alzarono in piedi, uscirono fuori e cominciarono a predicare. Tutti questi surrogati, fratelli miei, amici miei, non sono altro che perché mancando appunto la vera manifestazione dello Spirito Santo, allora si inventano questi tristi teatrini. Amen, ma non è questo lo studio che stiamo facendo, ma è stata, penso, una parentesi importante, visto il periodo che stiamo vivendo storico, che è il periodo del ritorno di Cristo, il Signore sta per tornare, e quindi oggi maggiormente il nemico va intorno come leone ruggente, ci ricorderà, se non erro, l'Apostolo Pietro. Benedetto il nome del Cristo. Amen. Continuiamo a leggere il verso 11, dice: conforme al proponimento eterno che egli ha mandato a effetto nel nostro Signore Gesù Cristo. Benedetto sei, è stato un proponimento eterno che appunto Gesù ha mandato a effetto. È un qualche cosa che il Signore si era messo in cuore di fare fin dai giorni eterni, e permettetemi questa battuta, il Signore ha avuto molto tempo a disposizione per poter pensare come fare le cose e non sbagliarsi e far sì che neanche questi apostoli che hanno gettato le prime fondamenta non si sbagliassero. Io penso che Dio è potente di fare questo, lo dico con un po' di ironia santa, un po' di sarcasmo, fratelli miei. Ma continuiamo a leggere al verso 16, è scritto: perché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore. Ebbene, lo Spirito Santo, se non vado errato, anche qui uso un po' di ironia santa,
Se non vado errato, lo Spirito Santo dovrebbe essere Dio. Bene, se lo Spirito Santo è Dio, e Dio fa sì che noi possiamo essere potentemente fortificati nell'uomo interiore, come possiamo nutrire dei dubbi se noi diamo e affidiamo la nostra vita, come ha fatto l'Apostolo Paolo, a Cristo? Come possiamo essere in dubbio, fratelli miei, sulla salvezza, sulla dottrina, sul sano fondamento? Alleluia, gloria a Dio, possiamo tranquillamente lodare il Signore. Nel verso 18 è scritto: affinché, essendo radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi qual sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo. Vedete, fratelli miei, l'amore non rende confusi. E gli apostoli avevano molto amore, benedetto il nome del Signore. L'amore sorpassa ogni conoscenza. Abbiamo detto, benedetto sei. Anzi, abbiamo letto, benedetto il nome del Signore. Ora abbiamo detto che l'amore non confonde. È molto importante questa asserzione. Vogliamo leggere Romani capitolo 5, verso 5, lo vado a cercare nella mia Bibbia, potete seguirmi con le vostre Bibbie. Romani 5, eccolo qua, Romani 5, verso 5, attenzione a quello che dice qui, è sempre Paolo che parla. Ora, la speranza non rende confusi, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Lo Spirito Santo che ci è stato dato, che crea questa speranza, non rende confusi. Come poteva essere l'Apostolo Paolo confuso? Nei confronti delle chiese della Galazia, che gli scrive che addirittura era andato a Gerusalemme, secondo qualcuno, perché si doveva un attimino rinfrescare le idee, per vedere se stava camminando rettamente o non rettamente, come alcuni asseriscono, nella verità. No, fratelli miei, lo abbiamo appena letto in Romani 5,5, non lo ripeto, ma vogliamo continuare a leggere appunto di questa confusione, cosa ci dice la scrittura. E vogliamo leggere 2 Timoteo capitolo 2. 2 Timoteo capitolo 2, vogliamo leggere il verso 15. Qui è Paolo che scrive appunto al suo figlio spirituale Timoteo, nel verso 5 esorta Timoteo, Paolo, e gli dice: studiati di presentare te stesso approvato dinanzi a Dio, operaio che non abbia ad essere confuso, che tagli rettamente la parola della verità. Come può qualcuno ordinare, seppur con amore, ma ordinare che non sia confuso nel tagliare la parola della verità, nell'annunziare la parola della verità, la quale viene annunziata perché lo Spirito Santo potenzia l'uomo interiore. Benedetto è il nome del Signore. E gloria al nome santo di Dio. Alleluia. Vogliamo un attimino leggere Seconda Pietro capitolo 3, lo vado a cercare, Seconda Pietro capitolo 3, verso 15 e verso 16. E qui è Pietro che parla e dice: e ritenete che la pazienza del Signor nostro è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo ve l'ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data, e questo egli fa in tutte le sue epistole, parlando in esse di questi argomenti, nelle quali epistole sono alcune cose difficili da capire, che gli uomini ignoranti e instabili torcono,
come anche le altre scritture, a loro propria perdizione. E qui troviamo l'apostolo Pietro, che è nominato colonna, almeno era, no, era reputato una delle colonne, appunto, del, diciamo, degli apostoli. Questo uomo che è annoverato tra le colonne, invece loda l'apostolo Paolo, benedetto è il nome del Signore, e praticamente gli dà autorità all'apostolo Paolo. Non che l'apostolo Paolo avesse bisogno della sua autorità o del suo consenso, perché egli aveva già ricevuto l'autorità e il consenso da parte di chi lo aveva chiamato, come abbiamo letto addirittura fino dai tempi antichi, dai tempi eterni, si era messo in cuore il Signore, usiamo un linguaggio umano, si era messo in cuore il Signore, appunto, di chiamare l'apostolo Paolo, che era stato appartato sin dal seno materno. E quindi lui, diciamo, l'apostolo Pietro gli dà questa autorità e gli rende onore a cosa? Alla sua sapienza. Infatti lui dirà nel verso 15, alla fine, secondo la sapienza che gli è stata data. E addirittura questa sapienza gli permetteva, come dirà più avanti, parlando in esse di questi argomenti, nelle quali epistole sono alcune cose difficili da capire. Quindi addirittura Pietro riconosce che ha una sapienza talmente elevata, che appunto non viene da Dio, che c'erano delle cose difficili da capire. Lui stesso afferma questo, e in più aggiunge, vedete, a tal punto che gli uomini ignoranti, dirà alla fine del verso 16, e instabili torcono come le altre scritture a loro propria perdizione. Amen. Fino qui chiudiamo, diciamo, con l'epistola agli Efesi e anche Pietro, adesso abbiamo letto Pietro, per invece cominciare a passare invece proprio a riflettere invece quello che scrive lo stesso apostolo Paolo nella epistola invece ai Galati, benedetto il nome del Signore. E l'apostolo Paolo a un certo punto, ai Galati, al capitolo 1, verso 6, rimprovera queste chiese della Galazia, e dice: io mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo, il quale poi non ve ne è un altro, ma ci sono alcuni che vi turbano. E al verso 8 cita un qualche cosa di molto potente per quanto riguarda quello che stiamo trattando: ma quando anche un angelo del cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia egli anatema, cioè separato da Cristo. Vedete l'apostolo Paolo con che autorità li riprende sì con autorità, ma con altrettanto amore, no? E dice: ma come potete passare da questo Evangelo che è saldo, questo sta dicendo, è saldo questo Evangelo che io vi ho predicato, e senza macchia, e senza ombra di dubbio, non c'è nulla che ci può far dubitare, perché lo lasciate? Anzi, io vi dico che questo Evangelo che io vi ho predicato, quando anche un angelo ve ne dichiarasse uno diverso, sia egli anatema. E non che io sono nel dubbio di quello che vi ho predicato, come asseriscono alcuni, benedetto è il nome del Signore. Ma vogliamo continuare a leggere, benedetto è il nome del Cristo, santo sei, al verso 11, sempre di Galati, al primo capitolo, è scritto: e in vero, fratelli, io vi dichiaro che l'Evangelo da me annunziato non è secondo l'uomo, poiché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da alcun uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. E come può essere una rivelazione da parte di Dio, il creatore del cielo e della terra, che non è un uomo? Come può lasciar dubbi?
a tal punto che si può pensare che Paolo deve andare un attimino a Gerusalemme per rinfrescarsi bene le idee su tutti i punti, se erano corretti o se non erano corretti di ciò che il Signore gli aveva rivelato. Il Signore lo aveva chiamato, il Signore lo aveva istruito, il Signore lo aveva riempito. Di che cosa? Di se stesso, perché lo Spirito Santo è Dio. Vabbè, ma continuiamo a leggere perché veramente ce n'è tanto. Al verso 15 e 16, no? Appunto, dice quello che abbiamo già asserito poc'anzi, ma quando è Dio, che m'aveva appartato fin dal seno di mia madre e m'ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il suo figliuolo, perché io lo annunziassi fra i gentili, io non mi consigliai con carne e sangue. Vedete, l'apostolo Paolo non si consigliò con carne e sangue. Sapete perché? Non ne aveva il bisogno. Era talmente chiara e palese la rivelazione del Figlio di Dio che addirittura lo aveva chiamato sin dal seno materno, quindi usando la stessa battuta di prima. Aveva avuto molto tempo il Signore per poter riflettere su questa faccenda e far sì che il suo figliolo fosse ben saldo e ben preparato. Se tu avessi un figlio, dimmi, e hai un mestiere da tramandargli, forse non gli insegneresti tutti quanti i segreti del mestiere? Bene, penso proprio di sì, se sei un buon genitore. Se tu sei capace di far questo, Dio è molto più capace di te e di me. Benedetto è il nome del Signore. E al verso 18 dice: di poi in capo a 3 anni salì a Gerusalemme per visitare Cefa e stessi da lui 15 giorni. Quindi vedete che salì dopo 3 anni, e di certo non per consigliarsi, ma piuttosto per testimoniare della grazia ricevuta da Cristo. Questo è scritto negli Atti degli Apostoli, dopo che lui si converte a Cristo. Praticamente voleva andare a Gerusalemme, ma non per imparare, ma per testimoniare della grazia ricevuta. Tant'è che gli dice al Signore: ma Signore, sai, io voglio andare perché loro sanno che io perseguitavo la Chiesa e certamente questo può portare frutto. Ma il Signore gli dice: no, non andare, perché tanto nessuno ti ascolterà. E quindi non ce lo manda, se non che dopo 3 anni, e di certo non andò a farsi, come dire, uno stage di qualche lezioncina. Benedetto è il nome del Signore. L'apostolo Paolo non aveva bisogno di queste cose, dato le potenti rivelazioni da lui ricevute sempre per grazia. Benedetto è il nome del Signore. Ora vogliamo entrare un attimino invece nel capitolo 2 e andiamo a concludere. Nel capitolo 2, versi 6, ma quelli che godono di particolare considerazione, quali già siano stati a me non importa, vedete, e Dio non ha riguardi personali, quelli dico che godono di maggior considerazione, non mi imposero nulla di più. Quindi qui abbiamo, anzi dirà al verso 7, anzi quando videro che a me era stata affidata la evangelizzazione degli incirconcisi come a Pietro quella dei circoncisi, poiché colui che aveva operato in Pietro per farlo apostolo della circoncisione aveva anche operato in me per farmi apostolo dei gentili, e quando conobbero la grazia che m'era stata accordata, quindi vediamo più che l'apostolo Paolo andò lì non tanto per chiedere ma piuttosto per predicare, Giacomo e Cefa e Giovanni, che sono reputati, come abbiamo già detto, colonne,
dettero a me e a Barnaba la mano d'associazione, perché noi andassimo ai gentili ed essi ai circoncisi. Però aggiungono soltanto, ci raccomandarono di ricordarci dei poveri, e questo mi sono studiato di farlo. Vediamo che Paolo ha una grande autorità e non ha bisogno di andare in giro a rinfrescarsi il fatto che quello che lui sta predicando è corretto. Infatti, se noi continuiamo a leggere, sempre nel capitolo 2, al verso 11 di Galati, è scritto un qualche cosa che un po' lascia perplessi e ci fa anche un po', come dire, non voglio dire sorridere, ma certamente ci fa riflettere. Leggiamo cosa dice. Ma quando Cefa, quindi Pietro, quando Cefa fu venuto ad Antiochia, sentite, io gli resistei in faccia, perché egli era da condannare. E se leggiamo tutto quanto, l'Apostolo Paolo, leggiamo come lui riprende l'Apostolo Pietro, che come abbiamo già detto era una delle colonne, insieme a Giacomo, insieme a Giovanni, lo riprende davanti a tutta quanta l'assemblea, come un vero maestro, come uno che non sta sotto a nessuno, come un apostolo, l'ultimo dei santi, inteso come il fatto che non era degno, ma d'altronde non è perché qualcuno se lo merita, ma come l'Apostolo Paolo ripete in continuazione, per grazia, in questo senso qui era l'ultimo perché era indegno, perché perseguitava la Chiesa, no? Ma non per questo era ultimo a qualcuno, anzi non era ultimo a nessuno, perché lo stesso che aveva operato in Pietro, abbiamo letto, per farlo apostolo dei circoncisi, è lo stesso che ha operato in Paolo come apostolo dei gentili. E vediamo che qui addirittura l'apostolo Paolo si alza e pubblicamente riprende l'apostolo Cefa, ovvero l'apostolo Pietro. Vediamo qui di quale autorità l'apostolo, benedetto il nome del Signore, mette in rilievo la sua autorità, la sua sapienza, perché lo riprende proprio su un punto dottrinale. Quindi l'apostolo Paolo sta mettendo proprio in evidenza il fatto che quello che lui predica è fondato veramente sulla certezza, e la certezza è questa: che il Cristo gli ha rivelato attraverso lo Spirito Santo, ha avuto delle visioni, come ho già detto, è stato battezzato di Spirito Santo, è stato rapito fino al terzo cielo, e non solo. Benedetto il nome del Signore. Possiamo tranquillamente leggere nel verso 3 qualcos'altro che ha fatto l'apostolo Paolo quando andò a trovare appunto i apostoli in Gerusalemme. Ma neppur Tito, che era con me ed era greco, fu costretto a farsi circoncidere, e questo a cagione dei falsi fratelli introdottosi di soppianto, i quali s'erano insinuati fra noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, col fine di indurci in servitù. E al verso 5 dice: alle imposizioni di costoro noi non cedemmo neppure un momento, affinché la verità dell'Evangelo rimanesse ferma tra voi. Quindi vedete, l'apostolo Paolo va in Gerusalemme, si trova davanti agli apostoli e afferma la sua imposizione salda sulla predicazione dell'Evangelo, e non cede davanti a questi falsi fratelli che lo volevano costringere a fare delle cose che avrebbero ostacolato grandemente l'annuncio dell'Evangelo. Benedetto è il nome del Signore. E possiamo dire una cosa molto importante, che nella parola di Dio possiamo annoverare, diciamo, in questo senso, tre epoche. Nella prima epoca la sapienza di Dio ritenne opportuno fare la promessa di un Salvatore ad Adamo, colui che cadette, ormai decaduto,
appunto. Nella seconda epoca ritenne opportuno simboleggiare questo per gli ebrei mediante personaggi vari, riti e sacrifici. E nell'epoca del Messia, invece, corrispondente all'ultima epoca, ritenne opportuno rivelarlo agli ebrei e renderlo noto ai gentili con la predicazione. E questo fondamento della predicazione è stata messa per la prima volta dai santi apostoli, come troviamo scritto in Efesi, lo sto andando a cercare, capitolo 2 verso 20, essendo stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare. Quindi noi possiamo vedere che il fondamento, il primo fondamento, che è Cristo il fondamento, attenzione, non sono gli apostoli, il fondamento è Cristo, quindi essendo fondati sul fondamento degli apostoli che hanno gettato le fondamenta sul fondamento, che è Cristo, e dei profeti, infatti essendo Gesù stesso la pietra angolare. Perché non è Pietro la pietra angolare, Pietro è una delle pietre, ma la pietra angolare è solo Cristo. Pietro invece è una delle tante pietre, come dirà lui stesso nella sua epistola, anzi già che ci siamo lo vogliamo leggere, accostandovi a lui pietra vivente, dirà Pietro nel capitolo 2, prima epistola di Pietro, capitolo 2 verso 4, accostandovi a lui pietra vivente, riprovata bensì dagli uomini, ma innanzi a Dio eletta e preziosa, anche voi come pietre viventi, vedete, siamo tutti delle pietre, anche Pietro era una pietra, come dirà Cristo stesso nel capitolo 16 dell'Evangelo di Matteo, capitolo 16, non mi ricordo il verso, ma lo vado un attimo a cercare, non ci mettiamo niente, vogliamo essere precisi in quello che stiamo asserendo. Capitolo 16 dell'Evangelo di Matteo, dal verso 18 in poi, troviamo scritto questo. E quindi tornando all'epistola di Pietro, capitolo 2, dirà appunto nel verso 5, come pietre viventi, quindi siamo tutti pietre, siete edificati qual casa spirituale per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per mezzo di Cristo. Benedetto. Poiché si legge nella scrittura, ecco io pongo in Sion una pietra angolare, quindi nessuno degli apostoli fu la pietra angolare, nessun credente è la pietra angolare, siamo tutti delle pietre, ma la pietra angolare è solo Cristo. Come dirà il salmista nel Salmo 118, verso 22. E chi cadrà in questa pietra? Chi cadrà in questa pietra sarà per lui un inciampo e un sasso d'intoppo, dirà Isaia nel capitolo 8, verso 14. E infatti, a tal proposito, scusate questa piccola parentesi, a tal proposito il profeta Daniele, quando rivela il sogno del re Nebuchadnezzar, a un certo punto nel capitolo 2, nell'ultima parte, vediamo che dal cielo viene lanciata una pietra, non con mano d'uomo, quindi c'entra molto il Dio, e questa pietra invade la terra, e questa pietra è Cristo. Ebbene, su questo fondamento l'apostolo Paolo ha fondato il proprio Evangelo senza ombra di dubbio, come alcuni pensano, leggendo appunto Galati capitolo 2 verso 2, l'ultima parte, onde io non corressi o non avessi corso in vano. Bene, abbiamo potuto dar ampia luce al fatto che l'apostolo Paolo non era in dubbio sul fatto che lui annunciava la verità fondata su tutti i punti, salda, senza dubbi e senza, come dire, perplessità. E allora,
cosa significa quando leggiamo nella scrittura onde io non corressi o non avessi corso in vano? Domanda. Bene, andiamo a cercare la risposta, se non la si trova in un punto, la andremo a cercare in altri punti. Ebbene, fratelli miei, la ragione è la seguente. Quando venne a Gerusalemme Paolo, c'erano migliaia di giudei che avevano creduto ed erano tutti zelanti per la legge. Se voi leggete Atti 21, capitolo 21, verso 20, troverete scritto questo, e se leggete tutto il capitolo 21 vi renderete conto come questi giudei che si erano convertiti al cristianesimo continuassero ad osservare la legge e anche i riti. Ah, e gli apostoli glielo permettevano. Perché? Perché non vi si trovava la giustificazione nella legge. No, la giustificazione comunque è stata sempre annunciata per grazia mediante la fede. Ma gli permettevano di portare avanti queste loro usanze. Ora però alcuni pretendevano che non fosse una semplice usanza, ma fosse una giustificazione dell'lì che l'apostolo si impuntava. Leggete Atti 21:20. Quindi il motivo di una tale cautela era di evitare di correre in vano nel caso che già avesse corso in vano. Questo per evitare di suscitare un'opposizione contro se stesso, tanto da diminuire il successo delle sue passate fatiche evangelistiche o da ostacolare il suo futuro ministero rendendolo inefficace. Difatti, benedetto il nome del Signore, nulla ostacola la diffusione dell'Evangelo, come le differenze di opinioni sulle dottrine che ne stanno alla base, specialmente quando danno adito a liti e dispute accese tra i credenti stessi, come purtroppo avviene di solito. Ecco qui che abbiamo svelato il mistero. Praticamente l'apostolo Paolo, abbiamo detto, che rischiava di correre in vano perché proprio per queste cose qui era stato un uomo di successo nelle sue passate fatiche evangelistiche, benedetto è il nome del Signore, che praticamente poteva in qualche maniera essere ostacolato il suo futuro ministero. E allora si reca dagli apostoli a Gerusalemme, no? Per dimostrare a tutti quanti che egli era appunto un uomo sicuro in ciò che predicava, in ciò che annunziava, tant'è che gli apostoli, a un certo punto, si legge, gli diedero la mano di associazione. Questo è scritto nel verso 9 del capitolo 2 dei Galati, quando dice: e quando conobbero la grazia che m'era stata accordata, Giacomo, Cefa e Giovanni, che sono reputati colonne, dettero a me e a Barnaba la mano di associazione. Benedetto il nome del Signore. Quindi l'apostolo Paolo andò dagli apostoli per rendere saldo il suo ministero agli occhi di tutte quante le chiese. Evidentemente coloro che avevano sovvertito le chiese della Galazia, perché a un certo punto nel verso 6, come abbiamo letto prima del capitolo 1, dice: io mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo, il quale poi non ve n'è un altro. Evidentemente questi uomini che avevano sovvertito le chiese della Galazia avevano infangato la reputazione dell'apostolo Paolo, a tal punto che gli stessi Galati, che più avanti l'apostolo dirà: oh Galati insensati, io che vi partorisco di nuovo come doglie,
benedetto è il nome del Signore. L'avevano infangato a tal punto che avevano fatto sì che i Galati non credessero più che egli fosse veramente un uomo di Dio, un apostolo che avesse appunto l'autorità che dovevano avere tutti coloro che predicavano l'Evangelo di Gesù Cristo come apostoli. In pratica l'apostolo sta dicendo questo: benedetto il nome del Signore. Bene, fino qui questo piccolo studio biblico. Devo dire che questa volta si è un pochino prolungato di più, ma credo che sia stato necessario. Abbiamo sciolto un cavillo, abbiamo sciolto un qualche cosa che appunto per alcuni può essere legato, ma abbiamo dimostrato che se siamo attenti alla somma della parola, come scritto nel Salmo 119 verso 160, no? La somma della tua parola è verità, infatti un verso fuori dal contesto non è altro che un pretesto. Bene, fino qui questo studio, e vi ringrazio per averci seguito anche questa volta, e al prossimo studio biblico con Sciogliendo la parola. Grazie.